Ed è tutto pronto per la nuova stagione del Coccia di Novara, un cartellone ricco, come ci racconta Paolo Fumagalli. Un allestimento classico, ma di grande impatto visivo, quello andato in scena a Novara. Alla fine delle prime due repliche di Aida, grandi applausi per gli interpreti, l'orchestra del Conservatorio Cantelli e di cori San Gregorio Magno e del Ticino, ben guidati dalla direzione di Matteo Beltrami, e per la regia di Piero Maranghi e Paolo Garazzini, che senza rinunciare all'impatto visivo dell'opera verdiana, hanno saputo allestire un'Aida meno incline ad eccessi scenici. Non c'è niente di stravolgente, niente di come dire, irrituale. Abbiamo cercato di avere una grande chiarezza in scena e in questo devo dire siamo stati supportati anche dal lavoro di tutto il cast. Raccontare l'opera nella maniera più diretta possibile e più chiara possibile a qualsiasi tipologia di pubblico, a chi ha già visto Aida e chi magari vede Aida per la prima volta. Alle due repliche originali se n'è aggiunta una terza, domani alle 20:30. Con Aida, prodotta dal teatro stesso, si è aperta ufficialmente la stagione del Coccia, che ha in cartellone anche Così fan tutte di Mozart e Madama Butterfly di Puccini, con produzione tutta novarese, ed ancora balletto, prosa e musical. Qui spicca la prima nazionale di American Idiot, con musiche dei Green Day.